Allora, buonasera, scusate il ritardo e scusate la serata di questa sera che sarà, mi sa, un po' caotica perché io non ho preparato niente. Non ho preparato niente, non ho fatto una slide, non mi sono fatto una scaletta, non ho fatto niente perché ho passato gli ultimi giorni a fare questa roba qua che vedete. Perché con questi lavori qua ho imparato a fare cose che prima non sapevo fare, quindi mi sono un attimo rafforzato su certi argomenti che è bene conoscere, ecco. Allora, questo qui, vabbè, prendo lo spunto da questo qua, ve lo faccio vedere di qua. Ecco, questo qui per chi non lo conosce è Sketchfab. Sketchfab è un sito dove ognuno può. Vabbè, ci si registra che chiaramente gratuitamente, uno pubblica i propri modelli e allora poi vabbè ci sono i likes, poi ci sono i followers, c'è cioè chi ti segue, oppure tu segui altri, guardi i modelli di altri, capisci come modellano gli altri. Ecco, allora questo sito qua, come tanti altri siti, utilizza un sistema di rendering, diciamo, che è basato su JavaScript. E che utilizza le stesse mappe procedurali dei materiali di Blender le ultime versioni, cioè quello che noi usiamo, vedete che qua sopra c'è scritto Cycle Render, perché noi con Blender possiamo usare il render Blender, cioè il vecchio tipo, oppure Blender Game, che sarebbe il motore dei videogiochi, oppure Cycles Render, è il nuovo renderer, che è abbastanza diverso da quello precedente, perché non, cioè, non ci provo a spiegarlo, perché prima di tutto conosco poco questo nuovo, quello vecchio non lo conosco per niente, quindi non posso fare confronti. Comunque, la novità principale chiaramente è nella illuminazione e nella gestione appunto di tutto quello che ne deriva. Perché come vedete qua, per esempio, questo è un modello che ho caricato oggi appunto, e chiaramente è impostato per essere speculare, e se noi lo rotiamo vediamo che riflette un'immagine. Allora, uno potrebbe pensare, beh sì, viene caricata un'immagine perché sennò si fa fatica a capire che è speculare. E in effetti questo è uno dei motivi, cioè io ho una superficie speculare, però attorno non ci metto niente e non riesco, non posso vedere che è speculare se quella non mi riflette nulla. Cioè se la metto dentro una light box che non crea ombre e che c'è una luce completamente diffusa, l'effetto non viene reso bene. In questo caso chiaramente l'immagine che vedete riflessa nei dettagli, si va a ingrandire, non so, si riconoscono dei dettagli, non so, c'è delle finestre, ecco questa è probabilmente una finestra, poi magari un poco più là c'è un divano e così via. Quindi questa immagine in realtà è la sorgente di illuminazione. Cioè, anziché mettere le luci e quindi uno sta lì, allora questa luce e poi mi crea l'ombra, eccetera, si usa una sorgente di illuminazione che identifica praticamente tutto l'ambiente circostante, cioè è quello che succede nella nostra realtà quotidiana. Se uno si mette a passeggiare vicino a degli alberi, vicino a una foresta verde e c'ha la camicia bianca, magari riesce a intravedere dei riflessi verdi sulla camicia bianca perché viene colpito da una luce che in un certo punto particolare ha un determinato colore. Il tutto poi chiaramente contribuisce ad avere una colorazione media di tutta la scena. Chiaramente, quindi, a seconda della foto che viene messa, io posso avere una colorazione media della scena, una luminosità media della scena. Per esempio, se inserisco una foto notturna, allora simulerò un tipo di illuminazione notturna. Se inserisco una foto diurna con il sole, avrò una luce molto simile a quella esterna
quella che quando si facevano le foto con le reflex e con le pellicole c'era scritto 5500 gradi Kelvin. Se metto una foto da interni con l'illuminazione da interna, con le lampade a incandescenza, allora avrò un altro tipo di luce e così via. Quindi questo effetto qua ha una duplice funzione, la funzione di far vedere che la superficie è speculare, ma quello è solo il dettaglio meno rilevante. Il dettaglio più rilevante è che questa immagine che vedete è quella che illumina l'oggetto e questo lo vediamo anche di qua. Ora, in questo caso no, perché questa visualizzazione che vedete è solo uno shading per vedere l'oggetto in un certo modo. Devo entrare in modalità rendering, allora viene effettuato un rendering al volo, ci metterà un po' di secondi. Ecco qua. E vedete che qui c'è un'immagine diversa, riflessa. Perché le immagini che avete visto di là erano immagini che io ho caricato sul loro sito per illuminare l'oggetto. Qui invece c'è l'immagine che io ho caricato su Blender per illuminare questo oggetto. Infatti vedete che anche la colorazione è diversa, mentre l'altro aveva una tonalità più fredda, questa è una tonalità più calda, perché questa è un'immagine di un interno. Infatti questi riflessi gialli, se io vado ad ingrandire, vedete che questo riflesso giallo qui è una luce accesa su una parete. Ok? E cosa succede? Se io vado a ruotare l'oggetto prenderà luce da altre direzioni e quindi mi cambia anche lo sfondo. Vedete? Cioè cambia la colorazione dell'oggetto a seconda di come io pongo l'oggetto. Riflette Esatto. No, probabilmente ruota tutto lo sfondo insieme all'oggetto. Tutto lo sfondo ruota insieme all'oggetto. l'illuminazione è sempre il punto focale Cioè, dell'oggetto. è chiaro che se io ruoto, cioè io in questo caso sto ruotando la 3D View, quindi questa foto, intanto la foto è una foto equirettangolare. Per chi non sa cos'è una foto equirettangolare, una foto equirettangolare è una foto che ha delle proporzioni 2 a 1, cioè il lato orizzontale è doppio come pixel del lato verticale. E una foto equirettangolare è lo sviluppo su due dimensioni di una semisfera. Quindi quando voi guardate la Street View di Google, guardate e che vi girate intorno, cioè girate intorno, guardate in alto, in basso, eccetera, voi, anzi no di una semisfera, scusate, di una sfera, perché voi avete 180 gradi così e 180 così in tutte le direzioni, quindi è praticamente una veduta a 360 gradi sviluppata su un rettangolo di cui il lato orizzontale è doppio del verticale. Si chiamano equirettangolari. Sono immagini equirettangolari ed è in modalità HDR per avere appunto la gamma di luminosità più vasta possibile. Ecco, queste diciamo, sono le ultime novità che ho imparato cioè, imparato, che sto cercando di gestire ultimamente. La cosa stupefacente è la facilità con cui si riescono a creare effetti di questo tipo, perché bastano due passaggi semplicissimi e il gioco è fatto. Chiaramente è un rendering di base, non ci sono ombre, non ci sono altri oggetti, e quindi. Cioè, è una cosa abbastanza facile anche per il computer da calcolare, diciamo. Ecco, questa è solo così una piccola anteprima. Ora io ripartirei, diciamo, da 3, cioè non da 1, ma da 3, perché così per chi non c'era l'altra volta, facciamo un ripasso proprio partendo dall'inizio. Questa è l'interfaccia. L'interfaccia di Blender è molto, cioè non molto, diciamo che non è per niente amichevole, quindi perché presenta così di colpo un sacco di cose, un sacco di strumenti a portata di mano, uno chiaramente all'inizio non li conosce, ci si perde, spesso si fanno delle cose
dopo le quali non si riesce a tornare indietro, e allora se uno non ha salvato il lavoro perde il lavoro. La cosa più antipatica di tutto secondo me è la gestione delle finestre, perché Blender è un ambiente a finestre e le finestre sono gestite da questi, vedete qua, ci sono queste tre lineette, non so se si vedono lì, le tre lineette in diagonale, ecco, il cursore diventa un più, vuol dire che se io clicco e trascino aggiungo una finestra, cioè clicco e trascino praticamente taglio in due nel senso verticale questa finestra. Se prendo quest'altro faccio così e fin qui è abbastanza facile. Il problema è quando tu le vuoi togliere, perché quando le vuoi togliere, se non ti sei letto la guida, cominci, non so, chi è un po' sciolto comincia a bestemmiare subito. Io non bestemmio per principio e quindi faccio altre cose. Comunque, perché quando tu sei qua, ecco, la tiri giù, è sparita da sola, benissimo. Ecco, in effetti è molto semplice, perché basta riprendere lo stesso triangolino, si porta sulla finestra che tu vuoi fare scomparire, è come se tu prendi una carta e la metti sopra l'altra, quindi questa è una carta, io la prendo dal triangolino, la porto sopra l'altra, allora quell'altra diventa più scura e c'è una freccia sopra, e allora vuol dire che la cosa sparisce. Tu ridi perché ci sei già passato, suppongo. Ecco, quindi vedete, se io faccio verso... Le finestre devono avere la stessa dimensione, altrimenti non si chiudono. Ah, ecco, pure. Vedete, cioè, se questa sotto, sulla destra, la vuoi chiudere su quella sopra, non esatto, quello è un altro problema. Ecco, per esempio, io adesso ho tirato questo qua, e questo mi è rimasto qui, e come faccio a togliere questa? E devo prendere quell'altra e portarcela di sopra. Per prendere quella di destra, la metti su quella di sinistra, e poi la metti su quella di destra. Okay. Sono proprio una finestra a rete. Tipo se prendi questa, prendi questa qua, la trascini a sinistra, questa qua, questa. L'angolino di questa, la trascini a sinistra, così la fai, ok? Lo trascini verso la finestra che puoi, chiudere, sì. Ma poi la chiudi all'opposto, la freccia va dall'altra parte, chiudi l'altra. Certo. Ecco, poi chiaramente ogni finestra può essere adibita a... ad altri scopi, perché per esempio noi qui sulla chiudiamo tutto, chiudo questa, no, ecco, ora sto sbagliando, porca miseria, allora ecco. Allora, può essere adibita, allora la funzione della finestra la vediamo dalla barra in basso, perché in basso a sinistra c'è un'icona con le due freccette vuol dire che c'è una scelta da fare, ecco la scelta è questa, in questo caso noi siamo sulla 3D View, questa è la 3D View, se io cambio questa voce mi cambia lo scopo della finestra, per esempio questo è un node editor, oppure file browser, ecco, esatto, sparito, 3D view. Quindi io per esempio posso avere più finestre per poter avere magari una finestra una visuale da un certo angolo, in un'altra finestra una visuale prospettica, eccetera eccetera. Io di solito lavoro con una finestra sola. Allora, poi dunque nella finestra abbiamo tre sezioni principali, cioè sulla sinistra c'è la barra degli strumenti, Tools, T, un T la chiudiamo, un T la apriamo, al centro c'è la 3D View, sulla destra abbiamo la barra, cioè la colonna, non so come si chiama, Windows. Ah, ok. Abbiamo la Properties Window, cioè è una sezione che descrive le proprietà di quello che c'è nella 3D View. N si chiude, N si apre.
Poi l'interfaccia di Blender qua prevede queste due cose qua, che uno può, volendo le può scambiare, può mettere da un'altra parte. Comunque quella di sopra è l'outliner. Vediamo dov'è. Eccolo qua, outliner, vedete? Outliner è tutto organizzato ad albero e contiene tutti gli oggetti che sono contenuti nella scena. Può servire chiaramente per avere una selezione rapida degli oggetti. Quella, la parte di sotto invece, ricordami tu come si chiama? Ah no, eccolo qua. Sì, anche queste sono properties. Sì, properties, ok. Sono, queste sono le properties. E qui abbiamo questo menu di icone qua, dove ognuna di queste icone rappresenta, ha un significato preciso, chiaramente lo vedremo dopo. Questa qui per comodità io non la cambierei, cioè mi trovo bene ad averla qua. Vedo che su YouTube vedo che alcuni invece utilizzano tipologie decisamente diverse, comunque io mi trovo bene così, perché con un T tolgo questa, con un N tolgo questa, per togliere quell'altra si fa maiuscolo barra spazio. Che è successo qua adesso? Non si piena dove è tutto ancora, non lo so. 3D View. Ecco, allora ricominciamo. Porca miseria, che è successo adesso? Cambiate qua. Properties. Properties, properties, dove? Non le vedo più. E puoi cambiare anche la scala se vuoi vedere un po' meglio. Ma dov'è le properties? Ah, eccola qua. Oh, ecco. Quindi ricapitolando, maiuscolo spazio si chiude quella e si riapre, N si chiude questa e si riapre, T si chiude questa e si riapre. Okay? Quindi bisogna ricordarsi che il puntatore del mouse deve essere sulla finestra attiva, altrimenti se fai quella scorciatoia da tastiera e il puntatore del mouse è su un'altra finestra, mette full screen quella sezione. Perfetto. Quindi su tutte le cose il puntatore del mouse è fondamentale, dov'è? Sì, perfetto. Perché noi in questo caso stiamo modificando quello che viene visualizzato nella 3D View, io devo avere il puntatore sulla 3D View. Esatto. Ecco. Quindi ricapitolando, puntatore sulla 3D View, N, cioè T, N barra spazio con il maiuscolo. Ok? Bene, allora procediamo allora con altro argomento, quindi contro freccia su freccia tu mi sembra porta full screen. Facciamo file nuovo, quindi new, reload startup file. Lo startup file è un file che contiene un cubo di esempio, lasciamolo lì per ora. Dunque, io lavoro in millimetri, quindi per lavorare in millimetri, perché Blender praticamente usa l'unità Blender, uno è un'unità Blender, per default un'unità Blender equivale a un metro. Si può spostare e mettere l'unità del Blender da un metro? No, l'unità 1... Cioè uno è un cubo della... Sì, cioè per esempio questo, della... esatto, questo qui... Questo qui è un cubo che ha il lato di due quadretti. Se io non avessi toccato niente, sarebbe stato un cubo che ha lato due unità Blender e sarebbe stato un cubo col lato di 2 metri. Nel senso che se io prendo, faccio un STL di questo cubo e lo importo in un altro programma, e l'altro programma mi dice questo è un cubo di 2 metri. Io per cambiare questa cosa, siccome voglio lavorare in millimetri, allora nelle properties vado in questo, prendo questo strumento qua, che è lo strumento scena, vado a modificare una proprietà della scena, unità, gli dico che l'unità intanto uso la metrica, per gli angoli uso i gradi e per la scala anziché 1 ho messo 0.001. Quindi quando io scrivo 10 scriverò, per Blender saranno 10 mm. Ma tu sopra puoi scegliere l'unità, no, altrimenti nella prima sotto gli units, cioè gli units e toppers. Metti i millimetri, metti millimetri lì. E lasci uno sotto. Ah,
Ok, ma forse funziona meglio così. Sì. Non l'ho mai fatto. Te lo da lui la scala. Prova a rimettere metri. Mi metti metri e ti da uno. Ah, ecco, sì, se giusto. Se metti millimetri te lo scala lui. Giusto. Ok. Se vuoi, Mario, scalare un po' tutto il font, tutti gli strumenti. Per averli un po' più grandi? Ma adesso, al volo? Sì, sì. Ce la facciamo? Le preferenze del sistema. User preference, interface, e su display c'è la scala. Interface? Beh, tu hai ancora DPI, è il primo strumento qua, lo tiri su. Questo qui? Sì, sì. Guardate là, ditemi quando si vede bene. Ok. Va bene così? Si vede così, no? Ah. Ok. Se non posso vedere altri. No, la prossima volta tutti. L'avevo provato anche prima, ma posso io che non ho più. Non è troppo piccolo lo schermo. Ok, beh, comunque vabbè. Ma mezze di queste luci non si possono spegnere, no? Io dovrei una smartellata. Okay. Vabbè, comunque dopo sul video si vede bene. Vabbè, allora, startup file, quindi qui abbiamo la griglia, dove la griglia chiaramente, ogni quadrato della griglia corrisponde all'unità che abbiamo scelto, quindi ogni quadrato è un millimetro. La conferma l'abbiamo perché se vado nella property Windows qua e guardo le caratteristiche del cubo, io per il cubo ho location, quindi la posizione dove è il cubo, 000, dove in questo caso è il centro dell'oggetto, o meglio, l'origine dell'oggetto, che non è detto che debba corrispondere con il centro. Mi sembra che sia il centro. Scusa Dani, la griglia è modificabile anche quella? Sì. Perché se è impostato a un millimetro, la griglia è un metro, e qui spesso la griglia è stata capace di fare. Sì, no, la griglia, è, in questo caso è cioè l'unità di griglia corrisponde all'unità che tu scegli qua. Questo qua. Un millimetro la griglia scolita. Devi ingrandire allora. Perché tu hai impostato un millimetro. Nel coso della scena. Unit preset, hai messo un millimetri. Sì. Ok. E poi cosa hai fatto? Basta. Io ho finito il corso, voi avete le chiavi per... Sì, sì, sì. Posso dare... Ecco, quindi premi 7 sui tasti. Dopo 7 si è abilitato il tastino numerico. Chiudo e riapro. Su user preference, system mi sembra... interface... abilitare i tasti della tastiera sui portatili, ti ricordi input emule numpad? Sì, esatto. User preference file, file in alto a sinistra, file, okay. User preference a metà c'è vado, ok, input, scheda input. E sulla sinistra c'è emula e numpad, lo flaghi, così i tasti del portatile, sì. Così i tasti del portatile diventano anche il tasto 7, il tasto 5, il tasto 1, servono per girare la vista, altrimenti 7 c'è di pianta, x, y, penso h, z, e la griglia è lì sotto, se ruoti leggermente la griglia, cioè dipende da... Ecco, esatto, allora lui ha introdotto un argomento che vale la pena di appunto di valutare. Appunto 7 è la vista dall'alto, 1 è la vista di fronte, 3 è la vista da destra. Infatti quando io faccio 7 vedrò le frecce degli assi verde e rosse perché dall'alto sto guardando XY.
perché dall'alto sto guardando attraverso l'asse Z, quindi vedrò sul piano XY. Se vado su 1, allora non vedrò la X, non vedrò la Y, vedrò ZX. Se vado sulla destra, non vedrò la X, ma vedrò Z e Y. Ok? Poi, sempre sulla finestra qua delle property, c'è un pulsantino che è comodo, perché con un pulsantino noi abilitiamo tutto di un colpo, ecco qua, una quad view. Quando c'è un pulsantino con toggle, ditemi voi come si pronuncia, non lo so, toggle quad view, lo premo e allora lui mi fa lo split in 4 della 3D view, mi fa vedere le tre proiezioni ortogonali e in più la visione che ci avevo io in partenza. Ovviamente se io vado in un'unione di queste posso cambiare, no, quell'altra no, non la posso cambiare, posso cambiare solo quella utente, quell'altra restano fisse. Un altro clic sul solito pulsante e tutto ritorna come prima. Sì, ma lui non vedeva la griglia perché non era in modalità ortogonale, quindi bisogna premere il tasto 5. Esatto. Perché sennò non vedi la esatto. griglia. Perché il tasto 5 commuta la vista da ortogonale a prospettica. No, ma anche in prospettica c'è. No. Eccola qua. Sì, ma lui non la vedeva. In ortogonale se, vedi, se premi 5 vedi che non la vedi più. Cioè, ah, ok, sì, sì, non, sì. Non si vede più. Sì, nelle visuali... Se premi 5 e 7 la vedi, la vedi. Ma le devi abilitare per fare user preference. Che non lo fare user preference. Ok, quindi intanto va su... Ci siamo? Sì, sì, no, tu prosegui che il sistema è un attimo. Allora, quindi... allora... obbligo avere un tastierino numerico, cioè obbligo, oppure si può fare l'emulazione con gli altri, però il tastierino numerico accelera di molto le funzioni. Poi lo spostamento della visuale si ha con premendo il tasto centrale del mouse, che sarebbe la rotella. Io ho cambiato questa impostazione per mia comodità, ma non ve la consiglio perché poi ho scoperto che la combinazione che uso io in realtà poi serve per un'altra funzione che io in questo caso non potrò avere. E, comunque con il pulsante centrale del mouse si modifica, si ruota la visuale 3D. E con la rotella, che si ha lo zoom, poi con la rotella più tasto shift si ha il pan verticale, rotella tasto control si ha il pan orizzontale, basta. Questo per quanto riguarda le visualizzazioni, mi sa che abbiamo abbastanza. Allora, il tasto sinistro del mouse è un tasto attivo, cioè serve per compiere delle scelte, non serve per selezionare come nell'uso comune a cui siamo abituati. Perché Windows, Linux, noi per selezionare usiamo il tasto sinistro. Il tasto sinistro in Blender non seleziona, si seleziona con il tasto destro. Quindi si va su un oggetto, si fa un clic sul tasto destro, l'oggetto si seleziona. Si va sullo stesso oggetto, shift, tasto destro, si deseleziona. Quindi il tasto shift ci fa fare... È la negazione. È la negazione di quello fatto. Oppure fa anche un'altra cosa. Cioè, nel senso, io posso avere un oggetto selezionato, poi premo il tasto shift, vado su un altro oggetto, tasto destro, aumento gli oggetti selezionati, ok? Se ritorno su un altro oggetto, sullo stesso oggetto che è stato selezionato in precedenza, avendo ancora il tasto shift, nego la selezione fatta prima, vedete? Torno indietro, seleziono, cioè con un clic deseleziono, usando lo shift, se l'oggetto non è selezionato lo aggiungo, se l'oggetto è già selezionato lo tolgo. Allora, la selezione degli oggetti e la gestione della selezione degli oggetti, dove per oggetti io posso avere oggetti appunto solidi, cioè tipo cubi eccetera, ma gli oggetti sono anche i vertici, gli spigoli e le facce. Quindi una certa snellezza, diciamo, nell'uso della selezione è fondamentale per questo programma, perché risolve un sacco di problemi. Allora, è utile ricordare ABC, perché il tasto A
mi seleziona tutto quello che c'è nella scena. Ripremo di nuovo il tasto A, deseleziona. Se c'è un oggetto, se c'è un qualcosa di selezionato e premo il tasto A, allora il tasto A in questo caso annulla la selezione fatta e riporta la scena con niente selezionato. Se lo ripremo, ovviamente riseleziona tutto. Il tasto B, B sta per box. Con il tasto B noi creiamo con il mouse, quindi premo B, ecco che vedo due assi che si intersecano. A questo punto uso il tasto sinistro, non il destro, perché il tasto sinistro è quello che fa, determina l'azione. Quindi premo il tasto sinistro e creo un box. Tutto quello che c'è dentro il box viene selezionato. Se faccio la stessa cosa, B, premo il tasto Shift e ripeto la stessa cosa, deseleziono tutto quello che era selezionato, tutto quello che di selezionato è dentro il box. Se ho una selezione sì e una no, faccio B con il tasto sinistro, no, deseleziona tutto, non fa l'inverso. Questo mi era sfuggito. Ok, importante è avere, no, di questo ne parliamo dopo. Dunque, la selezione. Ora entriamo, questo per quanto riguarda la modalità oggetto. Cioè, un oggetto che cos'è? Un oggetto è una mesh che chiaramente ha le proprietà di, così, geometriche, può avere delle proprietà geometriche, quelle che vedevamo prima. Location, cioè dove è situato. Rotazione, le rotazioni che sono state fatte, applicate all'oggetto. Cioè, non applicate. Che sono le rotazioni che sono state imposte all'oggetto ma non ancora applicate. La scala è la scala che ha l'oggetto, le dimensioni sono le dimensioni dell'oggetto. Perché ci sono queste due cose diverse, tipo rotazione e scala? Perché? Perché nel momento in cui io prendo un oggetto e lo vado a ruotare, allora mettiamoci in modalità, togliamo questi due. Per cancellare si cancella con il tasto Canch oppure con il tasto X. Questa è una scorciatoia per duplicare oggetti, poi ve la farò vedere dopo. Cioè, se io ho un oggetto, premo tasto X, appare la finestra di dialogo, Delete, mi chiede se cancello, ok. La stessa cosa è se ho il tasto Canch, ok. No, che fa? Se hai una serie di oggetti, in selezioni uno, premi backslash, ti lascia solo quello e te lo metti in primo piano. Ah, che bello, no, questa non la sapevo. E cioè, fai Shift D e fai una serie di duplicazioni. Okay. Shift D? Sì. Sì, è quello che sto usando adesso. Shift D duplica l'oggetto. Per esempio, se io non uso il mouse, guardate qua, l'oggetto selezionato è quello là, quindi vuol dire che stiamo lavorando su quell'oggetto là, questo qua, ok? Questo è l'oggetto selezionato. Io lascio il mouse lì dov'è, faccio Shift D, adesso l'oggetto è selezionato e si riconosce perché c'è un riquadro, cioè evidenziato in arancione. Premo il tasto Z, così passiamo dalla modalità di visualizzazione da solido a filo di ferro, ecco, vedete? Gli oggetti non selezionati hanno il filo di ferro nero, l'oggetto selezionato ha il filo di ferro arancione. A questo punto, se faccio Shift D, l'oggetto è diventato bianco. Perché? Perché in quel posto adesso ci sono due cubi, uno è quello che c'era prima e uno è quello che è stato duplicato. L'azione che andiamo a fare adesso avviene sull'origine o sul risultato? Cosa? Cioè, quando io sposto l'oggetto originario o sposto l'oggetto duplicato? Duplicato. L'azione che andiamo a fare la facciamo sul duplicato, quindi se io prendo e sposto, vedete? Allora io ho spostato l'oggetto duplicato. Posso fare un'altra cosa. Per esempio, però scusate, c'era un'altra cosa che volevo fare, perché c'erano le tre lettere ABC, la B l'abbiamo vista, dobbiamo vedere la C. Quindi C è un'altra modalità di selezione, con la C che vuol dire circle. Circle, ecco, C come cerchio, esatto.
siccome cerchio, con la rotella io posso ingrandire e rimpicciolire il cerchio, a quel punto premo il tasto sinistro ed entro in modalità selezione, cioè tutto quello che tocca il cerchio avendo il tasto sinistro premuto viene selezionato. Premo il tasto Shift, rifaccio la stessa cosa, e seleziono tutto su quello su dove passo. Ingrandisco il cerchio in modo da toccare tutti e quattro gli oggetti, con un solo clic li seleziono tutti e quattro. Ripeto la stessa cosa, con il tasto Shift premuto, deseleziono tutti e quattro. Ok? Quindi A, B, C. E poi ce n'è un altro. Allora, come si esce da questa cosa? Tasto destro. Oppure escape oppure il tasto destro, perché il tasto destro, nel momento in cui c'è un'azione in corso, il tasto destro annulla l'azione che è in corso. L'altra modalità è la modalità mano libera o lazzo, insomma, che si ha con il tasto control. Premendo control e il tasto sinistro, ecco che allora io ho una parte a mano libera e vedete, ecco, io posso fermarmi in ogni momento. Ecco, lascio e tutto quello che è stato racchiuso viene selezionato. Ripeto, premendo CTRL e SHIFT e faccio l'inverso. Ok? Quindi ABC. A serve per selezionare tutto o per deselezionare un qualcosa di selezionato. B è il box. Con lo SHIFT deseleziono. C è il cerchio. Tasto destro lo annullo, poi lo riprendo, tasto shift deseleziono e con il control c'ho la modalità, vedete? C e control sono modalità additive, cioè quello che è selezionato rimane selezionato, le selezioni successive si aggiungono alle precedenti. Poi stavamo guardando la shift D, che è importante, perché la shift D vi fa dei tranelli, perché voi, allora, se io faccio shift D, avete visto l'oggetto bianco, vuol dire che noi stiamo operando sull'oggetto che è stato duplicato, cioè è già in modalità di spostamento l'oggetto. Quindi questa è una cosa da sapere, perché se voi volete che invece l'oggetto resti assolutamente lì dov'è, non dovete muovere il mouse, perché magari cercare di fare il tasto destro sul mouse per fare in modo che l'oggetto duplicato esca dalla modalità spostamento vi può far muovere l'oggetto. Se voi non volete che l'oggetto venga mosso, il mouse non lo dovete proprio toccare. A questo punto io ho ancora due cubi lì sopra, di cui uno è selezionato e uno no. Se io faccio G, che sta per Go, G è il comando con cui si muovono gli oggetti, in questo caso c'è... Ah, grab, su, giusto, grab. E, giusto, sta per grab e non per Go. Quindi se io premo il tasto G, ecco, vedete che è tornato bianco e sotto c'è il cubo che c'era prima. Ok? Quindi abbiamo visto A, B, C per la selezione, G per lo spostamento. Quindi, devo spostare un qualcosa, seleziono G e lo muovo. Lo muovo come? Lo muovo rispetto alla visuale che ho. Se ho una visuale che non è ortogonale, è un po' difficile capire dove va a finire. Sulla vista, X, Y è una nota, la vista. Esatto. Si muove sul piano. Esatto. Okay. Allora in questo caso mi può aiutare. Allora diamo un'occhiata a cosa c'è su questa barra qua, di chiamiamola barra di stato. Insomma, a sinistra abbiamo visto l'icona con la quale sceglievamo che tipo di finestra usare, poi abbiamo un menu view, menu select, non li andiamo a guardare adesso perché ci perderemo, ci vorrebbero tre serate, menu add, menu object, poi abbiamo modalità di lavoro, object mode, edit mode, le altre non ci interessano. Poi abbiamo modalità di visualizzazione, che appunto è box oppure filo di ferro, solido,
e le altre per ora non ci interessano perché sono texture, materiali e rendering e rendered. Poi abbiamo questo qui invece è il, questo è importante conoscerla bene perché questo è il punto di pivot, cioè è il perno, diciamo, che viene usato per determinate azioni, per tutte le azioni, cioè l'azione di spostamento, quando noi spostiamo un oggetto, spostiamo il punto che è specificato da questo menu qua. Oppure facciamo uno scaling, facciamo una scala dell'oggetto, la scala viene fatta a seconda di quello che è scelto lì. Lo stesso la rotazione, per esempio, togliamo un po' di roba, 1, 2, 3, 4. Devo prendere il backslash. Ah, così, giusto? Così, ne scegli uno solo. Ta? No, ne scegli uno solo. Ah, ne scegli uno solo? Come? Cioè? Con destra scegli un oggetto. Uno. E poi? Premi backslash, perché a te non va. Come non va? Backslash, questa qua. Forse ce l'hai qua. Ah, è quello del numerico, sì. E questo è comodissimo perché è una serie di oggetti sulla scena e li vuoi eliminare per lavorare su uno solo. Premi il tasto backslash, gli altri spariscono e lavori su quello, poi lo ripremi. Ah, ma quindi ci sono ancora quelli? Eh sì. Ah, ok. Ah, questo non lo sapevo. Perfetto. Ok, perfetto. Comunque sì, no, comunque li volevo togliere. Quindi togliamo questi qua, restiamo con un cubo. Allora, spostamento del cubo. Quindi, noi vediamo che c'è un puntino in mezzo al cubo. Il puntino è l'origine dell'oggetto. L'origine può essere modificata. Pannello degli strumenti, quello a sinistra, nella prima linguetta Tools c'è un menu Set Origin. Quindi io posso, e c'ho un menu, adesso andiamo a vedere cosa significa questo menu. Allora, io intanto so che l'origine di questo cubo in questo momento è quel punto là che corrisponde al centro del cubo, ok? Allora, andiamo ad attivare lo snap. Lo snap lo troviamo sempre sulla barra in basso. Cioè è il simboleggiato dalla calamita, in questo caso la calamita è spenta, cioè è ombreggiata, vuol dire che lo snap non è attivo. Premo sulla calamita, attivo lo snap. Allora, lo snap che cos'è? È appunto è un movimento che è basato sulla calamita. La calamita rende bene l'effetto perché è un movimento a scatti dove lo scatto può essere incentrato su alcune oggetti o su alcune modalità. La modalità inserita adesso è la modalità increment. Cosa significa? Significa che in questo caso lui si aggancerà alla griglia, cioè alla prima linea di griglia che trova. Vedete che il centro dell'oggetto non è sulla linea della griglia, perché se io vado ad ingrandire, allora le linee, in questo caso queste linee di griglia sono i millimetri, se io vado ad ingrandire comincio a vedere i decimi di millimetro. Se io proseguo comincerò a vedere i centesimi di millimetro, se proseguo vedrò i millesimi e così via. In questo caso se io visualizzo solo quelle dei millimetri, se io provo a spostare l'oggetto, faccio un G e tiro il mouse, ecco, vedete che l'oggetto mi si sposta a intervalli discreti. Ok? Cioè si sposterà di un millimetro alla volta, perché la griglia in questo caso è di un millimetro. Se io voglio allineare l'oggetto sulla griglia, in questo caso il centro dell'oggetto sulla griglia, allora abilito il pulsantino che c'è a fianco, che il fumetto qua mi dice allineamento assoluto durante la traslazione. Cosa significa? Io premo qua, faccio un G, sposto, ecco, già facendo il G vedete che l'oggetto si è messo da solo sulla linea di griglia più vicina. Ok? Ripetiamo. Togliamo l'allineamento assoluto. Togliamo la calamita. Sposto l'oggetto.
ok? Allora, se faccio un G adesso, l'oggetto va dove, dove vogliamo. Se metto la, se metto, se attivo lo snap in modalità increment, l'oggetto si sposterà a passi discreti in base alla alle linee di griglia. Se attivo l'allineamento assoluto alla griglia, come io faccio G, automaticamente lui si accorge, oh, l'oggetto non è allineato alla griglia, ce lo metto subito. Eccolo. Lo avvicina alla griglia più vicina. E se vado a spostarmi, mi sposterò di linea, di griglia in griglia. Questo è molto utile, molto comodo, molto utile. Dice, direte voi, sì, ma se io voglio, lo voglio a... a 3 decimi di millimetro dal bordo, beh, allora io faccio in modo da visualizzare i decimi e allora a quel punto l'incremento non sarà più di un millimetro, ma sarà in base ai quadratini più piccoli. Lo stesso se vado ad ingrandire ulteriormente, in questo caso io mi sposterò in base a questi che sono millesimi anziché centesimi. Ok? Questo è, sono, sono cose che quando si inizia a usare questo programma non si valutano. Si cerca di andare avanti e poi invece si scopre che si fanno un sacco di pasticci perché appunto non si ha dimestichezza con questo tipo di maneggevolezza, diciamo, di questi strumenti. Altre modalità di snap che sono molto importanti sono vertici, spigoli, facce, volume, boh, non l'ho mai usata. Quella del volume non l'ho mai usata. Quindi allora per parlare di vertici, spigoli e facce bisogna passare, bisogna uscire dalla modalità oggetto, perché nel momento in cui io sono in modalità oggetto, vedete che se seleziono, seleziono tutto l'oggetto. In questo caso è un cubo, se fosse stata una cattedrale, seleziono, seleziono tutta la cattedrale. Per andare a modificare gli elementi che costituiscono l'oggetto, perché in questo caso è un cubo, quindi sono 6 facce e tot spigoli, ora io non me le ricordo. Quanti, sono, quanti spigoli c'ha un cubo? Sempre 8. Ok. Ecco, quindi 8 vertici, suppongo, esatto. Ecco. E allora io premo il tasto Tab e passiamo automaticamente alla modalità Edit. Vedete, Tab sono in Edit Mode. La riconosco perché in modalità più di ferro vedo gli spigoli, i vertici, i puntini dei vertici, ok? Cosa che se invece ripremo Tab, ecco, i vertici non li vedo più. Allora, quindi Tab si entra in modalità Edit, a ritab si esce in modalità Edit e si ritorna in modalità Oggetto. La stessa cosa la posso fare dal menu qua sotto. Vado qua, scelgo Edit Mode e sono in Edit Mode. Allora, quando sono in Edit Mode io posso decidere su quale tipo di oggetti effettuare la selezione, perché qua vedete che qua in basso ho il disegnino, il cubetto con il puntino sul vertice, cubetto con lo spigolo arancione e il cubetto con la faccia arancione. Quindi se io premo, diciamo, ho selezionato il vertice, il pulsantino nel vertice, vuol dire che lavorerò sui vertici, vedete? Porto il cursore su un vertice, tasto destro, seleziono un vertice. Uso lo shift, 1, 2, 3, 4 click e selezionato 4 vertici e tutto ciò che viene contenuto in 4 vertici, in questo caso 4 spigoli e la faccia. Ok? Se invece vado in modalità spigoli, allora le selezioni avvengono sugli spigoli. Vedete? Eccole qua. Anche qui, se io seleziono 4 spigoli che corrispondono a una faccia, anche la faccia automaticamente mi diventa selezionata. Se invece io seleziono 4 spigoli che non corrispondono ad una faccia, beh, chiaramente non viene selezionato niente, solo 4 spigoli. Modalità faccia, ecco, io vedo le facce, in questo modo riconosco che sono in modalità faccia perché vedo che ogni faccia ha un suo puntino che corrisponde al centro della faccia, secondo lui. Se faccio clic sul puntino, seleziono tutta la faccia. Ok? Allora, quindi, anche qui, come modalità oggetto, se io ho selezionato un qualcosa, questo qualcosa è soggetto a delle azioni. Per esempio, abbiamo visto che il tasto G
che sta per grab, serve per spostare. Quindi se io seleziono una faccia e poi premo un tasto G, andiamo a muovere quella faccia. In questo caso si muove a scatti perché è selezionato lo snap. Vi seleziono lo snap e vedete che, ok, seleziono uno spigolo, vado in modalità spigolo. Ah, queste si possono selezionare anche più di una, cioè tenendo il premendo il tasto shift io posso attuare la scelta della selezione anche su più di un oggetto, anche su tutti e tre. E allora se io vado a selezionare uno spigolo mi seleziona uno spigolo, se vado a selezionare un vertice vado a selezionare un vertice, se clicco sul puntino mi seleziona la faccia. Chiaramente in questa modalità è facile sbagliarsi, quindi uno volendo può eliminare alcune. Per il pop-up per scegliere. Esatto, c'è un menu a tendina, una scorciatoia che è Control Tab e che ci porta sul cursore, dove c'è il cursore ci fa vedere ci fa scegliere la modalità di selezione. Allora, quando bisogna stare attenti, perché quando è in modalità spigolo, questa visuale qui assomiglia molto a questa. Ma non è questa. Vedete? Questa è la modalità oggetto. Quando sono in modalità edit e ho la selezione sugli spigoli, automaticamente non vedo i vertici, quindi potrei sbagliarmi e pensare di essere ancora in modalità oggetto. No, siamo in modalità edit. Ok? Ecco, allora. E qui ora spegniamo due parole su un aspetto di Blender che non ha molto, cioè a prima vista non ha molto senso, per esempio, no? Ecco, se vedete, se io sposto questo spigolo di qua, vedete che qua mi appare un'ombreggiatura. Perché appare questa ombreggiatura? Vuol dire che il programma mi avverte, attento, questa faccia non è piana. Che significa questo? Significa che, appunto, se questo è un cubo, se io prendo uno spigolo del cubo, faccio G, poi dopo la G premo X, vuol dire che farò un grab lungo l'asse X e costruisco una figura che non esiste. Perché? Perché questa faccia qui no, non è un'entità geometrica, è un'entità che non esiste. Ma Blender non gliene frega niente, ve la fa usare lo stesso. Perché? Perché lo vediamo dopo, perché per poter avere facce di 4 vertici, o anche di più di 4 vertici, 4, 5, 6, che non sono planari, cioè dove i vertici non sono tutti sullo stesso piano, che appunto da un punto di vista geometrico non ha senso, invece per certi aspetti di Blender è un aiuto molto forte, perché chiaramente se fosse stato un triangolo il problema non si pone, perché qualsiasi triangolo è sempre planare, perché l'insieme di tre punti è quello che identifica il piano. Invece che quattro punti siano tutti e quattro sullo stesso piano, questa è una cosa sempre da verificare, non è una cosa automatica. In questo caso io ho preso un vertice, l'ho spostato, anziché avere un messaggio di errore, attento che questa cosa non esiste, no, Blender la fa fare, la lascia fare, ve la lascia fare, e quindi vi fa costruire un oggetto che vedete che non ha molto senso visto così. Perché non c'è? Esiste un oggetto che dice no, non esiste, che altro quella faccia non è un piano. Questa faccia non è un piano. Non è un, questa faccia non è un piano. Però lui me la identifica come un piano, perché. Però lui la può rendere, perché comunque è come una superficie. Per forza, perché se lui dice che sono un solido, lui comunque è un solido che prende una superficie curva. No, se io di questa qua ti faccio una STL, te lo mando in stampa, va tutto a puttana. Scusate il francese. Va tutto di schifo, perché questa non è una non manifold, è una faccia che da un punto di vista geometrico non ci può stare. No, se il tuo slicer, se il programma che usi per fare lo slicing non corregge questo errore, la stampa non viene, oppure ti viene una roba assurda, capito?
Quindi questo aspetto qui è un aspetto che va conosciuto, perché va gestito, perché da una parte per certe cose è una enorme facilitazione, per altre rischia di essere una complicazione, perché per essere a posto io dovrei ridurre tutto a triangoli, quando sono tutto a triangoli sono a posto, perché allora sono sicuro che ogni triangolo è attaccato all'altro, ogni triangolo è un pezzetto di piano e siamo a posto lì. Quando non uso triangoli devo sempre fare dei controlli, verificare che non ci siano facce che non sono planari e così via, soprattutto per oggetti che poi devono andare in stampa con una stampante 3D, perché altrimenti si generano errori. Questo errore qua, cioè che questa anomalia qui per esempio, può essere benissimo corretta. Io vado in modalità edit, seleziono la faccia, faccio un CTRL T, il T triangolizza la faccia, ecco, e lui mi crea due triangoli, a quel punto ho due triangoli e la situazione è risolta. Ok? Quindi CTRL T triangolizza due triangoli. I due vertici che rimangono fermi, quegli altri due rimanendo fermi, per forza spuntando solo uno, tu hai un taglio netto sull'oggetto. Esatto. Capito? Cioè in questo caso un solo modo di triangolizzazione era idoneo e lui l'ha scelto. Se io prendo un'altra faccia del cubo che è regolare e gli faccio fare un CTRL T e lui fa questa, e io ancora non ho capito perché fa questa e non fa quell'altra, e non sono ancora riuscito a fargli fare quell'altra anziché questa. Tu ci sei riuscito? Non so. Cioè lui in questo caso mi fa questa diagonale qui. Ok, ma se io per motivi miei avessi bisogno di quell'altra diagonale, non di questa, torno indietro, faccio il classico CTRL Z che funziona in tutti i programmi. CTRL Z, ritorno alla faccia intera, rifaccio CTRL T, e mi rifà questa, CTRL Z, CTRL T, e lui si è fissato che per lui CTRL T e mi triangolizza in quel senso lì. E se io lo voglio in quell'altro modo, non sono riuscito a trovare. Anche ho cercato anche su Google a fargli invertire lui, a fargli fare il CTRL T nell'altro modo. Hai provato a cambiare la normale della superficie, magari già non ho visto di quello che è clip norma di primo lavoro sulla superficie lì, pronto a te per fare il posto, forse prova. Perfetto. Quindi avevo detto normale, allora quindi normals, no, ma esci così, scrivi flip normal, quindi abbiamo girato la normale, adesso per il per fare il contrario, no. Sì, ma mi sa che non l'ha girata mica la normale qua. Non l'ha girata la normale. Sì, no, l'ha girata perché è di un altro colore. Allora, cosa sono le normali? Le normali sono il verso della faccia, cioè ogni elemento ha un suo verso, una sua direzione. Il vertice ha una sua direzione, lo spigolo ha una sua direzione, la faccia ha una direzione. Che vuol dire direzione? Vuol dire che la faccia sta andando là, sta ferma, ma punta in una direzione, quindi lì c'è il davanti, qua c'è il dietro. Quindi lì c'è l'esterno, qua c'è l'interno. Le normali vanno ricalcolate, cioè vanno aggiustate, perché se io creo un solido che ha le normali invertite, oppure alcune facce che hanno le normali al contrario, vado in stampa e succede il finimondo. È chiaro? Comunque Blender mi fa vedere le normali che non sono messe bene. Allora le normali, vabbè, basta selezionare la faccia, andare menu mesh, normals, allora gli dico ricalcola la normale esterna oppure ricalcola la normale all'interno. Ecco, vedete, non me l'aveva fatto prima, vedi? Adesso l'ha fatto. Vedete che adesso la faccia è diventata più scura. Questa faccia qua che è diventata più scura, perché è più scura? Perché è girata, cioè io sto guardando all'interno della faccia anziché all'esterno. Vogliamo fare il CTRL T adesso? No. Sempre quello.
Vabbè, sì, sì, dico, non sono riuscito a fargli girare, a fargli cambiare idea. Non ci sono riuscito a fargli. Sì, vabbè. Allora, aggiungiamo un piccolo strumento che è il coltello, knife, lettera K, ok? K, modalità edit, vado qua, ecco, c'ho il cursore che è diventato appunto un temperino, un taglierino. Quando trova un qualcosa che è possibile tagliare, mi appare un punto verde. Quando diventa rosso vuol dire che ha trovato un vertice. Allora io premo, devo tenere premuto. Posso agganciarmi a uno spigolo, ecco, ora, vabbè, ora si è fermato lì. Aspetta. K. Taglierino, ecco, ho trovato lo spigolo. Vado su, trova il vertice. Ma a destra. No, sinistro, le azioni sempre con sinistro. Quindi ha trovato uno spigolo, vabbè, posso partire anche dallo spigolo. Parto dallo spigolo. Faccio un taglio da spigolo a spigolo. Ecco, vedete che ha cambiato colore, vuol dire che ha trovato lo spigolo. A questo punto lascio il tasto sinistro, premo invio. Se non premo invio non succede niente. Premo invio e lui ha tracciato, ha fatto due cose nello stesso momento, anzi tre cose nello stesso momento. Perché nei due punti di inizio e arrivo ha messo due vertici, ha tracciato uno spigolo e mi ha diviso la faccia in due. Ok? Perché io posso fare questa cosa anche senza usare il tasto, senza usare lo strumento knife. Io vado in modalità vertice, ok? Vado in modalità vertice, prendo uno spigolo, lo suddivido, quindi menu W oppure menu mesh, edges che sono gli spigoli, c'è il menu subdivide. Ecco, allora a questo punto vedete che lo spigolo è diventato mezzo bianco e mezzo arancione perché è stato diviso in due, quindi se ritorno a guardare i vertici vedo che in mezzo c'è un puntino, vedete che c'è un puntino. Ecco, io allora a questo punto potrei tracciare uno spigolo da puntino a puntino. Faccio, seleziono un puntino, seleziono un altro puntino, premo tasto F e creo uno spigolo. Ma io che cosa ho fatto in questo caso? Ho creato uno spigolo che sta sopra una faccia, non ho diviso la faccia in due, perché se vado a guardare le facce, la faccia è sempre una. Non ho creato più due facce. Per creare una faccia io devo prendere almeno tre spigoli, almeno tre vertici, per esempio 1, 2, 3, e dirgli fammi una faccia. Allora a questo punto ho creato un'altra situazione anomala. Perché? Perché io ho una faccia triangolare sopra una faccia quadrangolare. Infatti se vado a vedere le facce, vedo, andiamo a vedere che io qua ho questa e qui c'è questa che contiene anche quell'altra, che sta sotto quell'altra. Allora potrei dire, vabbè, quella quadrangolare la tolgo, X, faccia, bong, per ora mi manca tutto l'altro pezzo. E allora cosa faccio? Torno in modalità vertice, faccio 1, 2, 3, 4, anzi 5 perché c'è anche questo, F, e creo un'altra faccia. Allora a questo punto le facce sono ritornate ad essere due. È un lavoro un po' macchinoso, ok? Con il coltello K si fa tutto questo con una sola operazione. Io prendo K, indipendentemente se sono in modalità vertice, spigolo, faccia. Se lui trova lo spigolo si mette sullo spigolo, se trova il vertice si mette sul vertice. E quando percorro non importa dove vado, lui segue sempre la faccia, perché uno strumento di taglio taglia quello che c'è sotto, quindi lui segue tutto un percorso di facce, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? 7 tagli, ho lasciato il tasto sinistro, do invio, bong, lui ha tagliato tutto e ha creato una faccia per ogni taglio, cioè ha diviso le facce in base ai tagli che sono stati fatti. Questo è uno strumento veramente potente perché voi avete una mesh e la potete tagliare così a mano libera ottenendo altre cose, ok? Poi abbiamo, allora, ora parliamo dell'estrusione, cioè la cosa principale, una delle attività più prevalenti, diciamo,
che si fanno è l'estrusione. Cioè, cos'è l'estrusione? L'estrusione è quando noi abbiamo un elemento e lo estrudiamo, cioè partiamo da un elemento che magari ha una dimensione come il vertice oppure ha due dimensioni come lo spigolo e lo estrudiamo, cioè quindi andiamo a creare un elemento che geometricamente è più complesso. Per esempio, io sono in modalità edit, in modalità edit posso aggiungere un singolo vertice in ogni punto, cioè in ogni punto della visuale, basta che premo il tasto control e il tasto sinistro. Quindi vedete che c'è la crocetta del cursore, io premo il control, il tasto sinistro e automaticamente ho creato un vertice, non lo vedo perché sono in modalità faccia, ecco, ho messo in modalità vertice, adesso vedete che qui c'è un puntino, questo è un vertice, se faccio un grab sposto questo vertice, ok? Se faccio un'estrusione di questo vertice cosa succede? Io premo il tasto E, e tiro il mouse. Allora io cosa succede? Ho fatto un'estrusione, cioè son passato da un vertice che è un elemento che praticamente non ha dimensione e sto creando uno spigolo. Quindi ho creato una struttura che ha una dimensione. Ok? L'ultimo vertice mi rimane selezionato. Premo di nuovo E e muovo il mouse e continuo ad andare di vertice in vertice, vedete? Cosa succede se facciamo la stessa cosa con uno spigolo? È semplice, basta selezionare due vertici, questo mi fa selezionare automaticamente uno spigolo. A questo punto, premendo E, estrudo uno spigolo, quindi da uno spigolo creerò una faccia. Vedete? Estrudendo uno spigolo creerò una faccia. Tanto, cioè l'estrusione di uno spigolo in che direzione stai andando? Nella direzione del cane, cioè non ha importanza in questo momento. Altrimenti puoi prendere la rotella. Ecco, vedete che se io ruoto la vista, vedete che tutti questi elementi stanno tutti sullo stesso piano, che è il piano della vista che c'avevo prima. Vedete? Ecco qua. Chiaramente mi metto qua. Cosa succede se io prendo una faccia? Ecco, allora io prendo una faccia, quindi seleziono quattro vertici, faccio E, mettiamoci in un posto dove abbia una, ecco, faccio E, e a questa la faccia chiaramente mi crea, cosa mi crea? Mi crea un solido che da una parte c'è la faccia che io ho estruso e dall'altra è libero, ok? Quindi perché? Perché così se io continuo, io posso continuare ad estrudere senza crearmi delle facce interne che non mi servono, vedete? Cioè, questo qui è vuoto dentro, cioè ad ogni estrusione la faccia interna non viene fatta, perché? Perché si porta avanti la faccia che viene estrusa, sì. Ma e non ci si trascina dietro facce interne. Stai creando dei soldi. Esatto. Quindi la estrusione è il tasto E. Poi chiaramente io posso. Allora, mettiamoci in una vista particolare, la vista dall'alto. Vista dall'alto aggiungo un vertice, vista dall'alto aggiungo control, tasto sinistro, c'era selezionato questo, control, tasto sinistro, ecco, posso usare anche lo snap per esempio, se faccio lo snap chiaramente costruisco delle geometrie che hanno più senso da un punto di vista dimensionale. Quindi E, ecco, vedete che l'estrusione adesso avviene per intervalli discreti, e ecco, ho fatto un quadrato, GX lo raddrizzo, oppure posso mettermi con il cursore su una delle frecce e spostare
cioè se mi metto sulla freccia automaticamente effettuo un movimento lungo quell'asse. E questo funziona anche se sto guardando così. Ok? Cosa fa la rotella del mouse? Cioè, mette trascini dietro la rotella del mouse e poi individua i tre assi senza, cioè, di vincoli praticamente della vista. Cioè, mette trascini con il trascinamento. Ah sì, 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 esatto. Mette la rotella del mouse, sì, e ti appaiono i tre assi, sì, esatto, sì, di vincoli. Sì, esatto, esatto. Quindi comunque ricordatevi che tutto ciò che trasla, ruota e scala, quindi G trasla, grab, R ruota, R, S scala, si possono specificare alla tastiera gli assi. Quindi se io voglio traslare quell'elemento selezionato, sono in questa posizione, voglio traslare lungo l'asse X, faccio GX, automaticamente mi va lungo l'asse X, GY mi va lungo l'asse Y. Cosa succede se vado a fare una rotazione? Ecco, allora in questo caso ho selezionato uno spigolo, faccio R, mi ruota lo spigolo. Mi ruota lo spigolo rispetto a cosa? Rispetto al punto di pivot che è stato impostato. Il punto di pivot lo abbiamo in basso qua. Vedete, pivot point. In questo caso il punto di pivot è il punto mediano. Quindi qui c'è un vertice, qui c'è un altro vertice, quello è lo spigolo, il punto mediano dello spigolo è questo qua, è dove si posiziona il sistema degli assi di riferimento. Quindi se io faccio R, userò il punto di pivot come punto di rotazione e come asse di rotazione userò quello della vista che sto usando. Quindi io in questo momento sono sulla top e quindi il mio asse di visuale è l'asse Z, quindi se io faccio R ruoterò intorno al punto mediano lungo l'asse Z. Ma perché? Perché in questo caso l'asse Z corrisponde all'asse della mia vista. Infatti se io gli faccio RZ ottengo la stessa cosa. Ok? Se però io mi sposto come visuale e gli dico R, non è più lungo l'asse Z, perché se io questo adesso mi sposto, vedete che si è girato, è diventata la solita faccia non planare. Perché? Perché io in questo caso ho usato il punto di pivot e il punto mediano, però l'asse di rotazione era quello della vista e non era più quella ortogonale da sopra, la top. Quindi per aggiustare questo cosa dovrei fare? Dovrei mettermi di lato, ecco, mettiamoci di lato, e riportare questi due punti sulla stessa ordinata, come la Z, come si chiama? Vabbè, insomma, dare a questi due punti la stessa coordinata Z, ok? Questo lo posso fare a mano, prendo questo, lo snap è attivato, lo porto qua, prendo questo, lo snap è attivato, lo porto qua. Oppure posso farlo in un modo un pochino più elaborato e più potente, perché per esempio io voglio che questi due punti siano alla stessa coordinata Z di quest'altro, ok? Perché questo qui era il piano della faccia, ok? Allora cosa faccio? Questo simbolaccio qua, che uno non sa mai dove va a finire all'inizio, questo si chiama cursore 3D. È questo cerchietto rosso e nero con la crocetta nera che sembra un mirino. Questo è il cursore 3D. E il cursore 3D io lo posso mettere. Lo metto intanto dove clicco il tasto sinistro. Dove clicco il tasto sinistro mi va il cursore 3D. Le coordinate del cursore 3D le trovo sulla proprietà qua a destra, vedete 3D cursor, location, X, Y, Z.
Infatti io mi metto qua, se adesso vado a spostare la coordinata, allora io qua posso scrivere un valore 5 e allora do 5, oppure vado con il tasto sinistro qua, premo e lo uso come se fosse un cursore, una slide, quindi vado indietro, diminuisco, vado avanti, aumento e il valore numerico mi cambia, ok? Quindi questo cursore 3D che cosa fa? Io posso usare il cursore 3D come punto di pivot. Quindi io posso, cosa faccio? Seleziono il punto, poi richiamo il menu Shift S, che è il menu dello snap, e gli dico cursore sul selezionato, cursor to selected. Allora ho messo il cursore 3D coincidente con il punto a cui io voglio allineare gli altri due. Poi vado a selezionare gli altri due. A questo punto faccio uno scaling a 0. Io gli do un comando semplicissimo che è SZ, cioè quindi lo scaling me lo fai solo sull'asse Z, e mi devi portare a 0. Quindi ciò che è di più viene azzerato, ciò che è di meno viene azzerato. E non è venuto bene. Perché non è venuto bene? È perché non ho selezionato il punto di pivot, ma era rimasto il punto mediano. Qua devo dirgli 3D cursor come punto di pivot. A questo punto faccio SZ0 e sono sicuro che i tre punti sono tutti e tre con la stessa coordinata Z. È chiaro? Certo. Rotazioni, scaling, sempre in base al punto di pivot. Tu gli sposti da fare scali dei vertici, quindi solo la coordinata. Facciamo un esempio. Allora, come ho fatto i rendering? Sono 22:38, è vero, sì, mi sto tirando troppo sulle basi, sto tirando lungo. È perché. Eh sì, perché. Ma era sul rendering, era curioso di vedere come fatto. Come fatto? Ok, no, vabbè, era solo per far vedere questa cosa dello scaling. Ok, vabbè, ok. Allora, accetto l'invito. Quindi il rendering, come fare il rendering proprio, ok. Allora, va bene, lo mettiamo, sì, mettiamo un cubo, un triangolo, qualcosa. Allora, per esempio, noi andiamo ad aggiungere degli oggetti, per esempio. C'è un menu, a parte c'è il menu add e c'ho tutto l'elenco. Posso richiamare il menu add con il tasto Shift A. Shift A mi appare il menu in sovrimpressione e per esempio ecco, okay, mettiamo un toro. Prima di inserire il toro, qua scegliamo le caratteristiche del toro sulla sinistra. Quindi caratteristiche del toro, rotazione, numero di segmenti, della circonferenza maggiore, della minore. E poi la dimensione, chiaramente diamogli un raggio come minimo 20 mm, 2 cm. È finito sto toro? Eccolo qua. Vabbè, mi è proprio venuto male. Ho fatto un toro. Vabbè, ok, così poi lo scaliamo un attimo. Allora, mettiamoci in top. Facciamolo diventare un toro che sembri più toro. Quindi andiamo qua, selezioniamo qua. No, è troppo difficile. Ok. Vabbè. Non è troppo difficile. Okay.
No, è troppo difficile, sì. Sono impreparato per fare questa cosa. Dobbiamo... Ma sì, ma per forza il toro dobbiamo usare, non possiamo usare un cubo, un cilindro. Scusa, non possiamo usare un cubo, un cilindro qualunque, cioè, scusa, Dai, mettiamo il solito cubo che viene sempre bene. Ecco. Dai, dov'è? Eccolo qua, questo è il cubo, ok? Ingrandiamolo un po', va bene, poi. Qua ci mette, ecco, allora, no, quello che volevo dire è questo, che quando io aggiungo, aggiungo un elemento, un oggetto, l'oggetto viene aggiunto dove si trova il 3D cursor. Non è che viene messo a caso. Quindi io se lo voglio qua, metto il 3D cursor qua, Shift A, cono, conor, bla bla bla, altezza, dove sono i parametri del cono? 32 vertici. Raggio 1 un punto di perno diverso, un punto di tiro diverso, sempre nel cursore, ma sempre sul più diverso. Eh sì, va sempre lì, sì, certo. Raggio 1, 5, raggio 2, 0, altezza 10. Ecco, allora qua abbiamo un. Mettiamoli tutti e due alla stessa altezza, quindi attiviamo lo snap incrementale sulla griglia, quindi li mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, ecco, ok? Allora, una cosa interessante è lo shading, vedete che qua si vedono le facce, no? Le facce ci sono e ci saranno sempre, non si possono eliminare, però si possono vedere in un modo leggermente più gradevole abilitando l'auto smoothing, che si può avere qua. No, non è questa, bisogna andare in modalità edit, selezionare tutte le facce e poi nella sezione shading UV si dà lo smoothing delle facce. A questo punto noi questo qui lo vediamo tondo, anche se in realtà non è tondo, cioè che la luce viene distribuita in modo che lui non ti fa vedere le spigolosità, però lo spigolo ci rimane, perché se noi andiamo a vederla top io vado a ingrandire, vedo che i vertici i vertici e gli spigoli sono comunque non sono archi, sono comunque discreti, solo che la superficie viene visualizzata in questo modo. Allora, il rendering velocemente, quindi il rendering velocemente si fa, bisogna abilitare qua nella scheda Word che ora mi sto confondendo io qua. Ah, ecco, no, devo scegliermi il cycle, intanto cycle render, ecco, poi vado su Word qua nella properties Windows qua e gli dico di usare i nodi. Usa i nodi. Cosa sono i nodi? I nodi sono come delle scatoline, diciamo, che vengono connesse una all'altra attraverso un editor e ogni scatolina esegue una funzione. Questo devo là, mettiti qua, vabbè, resta lì allora. Esegue una funzione. Allora, all'editor dei nodi ci si accede tramite questo menu qua, vedete c'è Node Editor. Però cosa succede? Se io scelgo Node Editor qui, questa finestra qui non è più la 3D View, ma diventa una Node Editor. Invece io la 3D View me la voglio preservare. Quindi vado a crearmi un'altra finestra, quindi tiro su questa, metto il cursore su questa e faccio Shift F3 e mi appare il Node Editor. Abbiamo detto Word e poi qua andiamo a sceglierci. Perché io qui posso avere, questo è lo Sverchok Node 3, che Sverchok è un add-on per avere la parametrizzazione di tutto, che è una cosa che devo ancora studiare.
Qua invece abbiamo l'editor del compositing, qui abbiamo l'editor delle texture, qui abbiamo l'editor dello shader. Noi dobbiamo usare l'editor dello shader e poi qua, anziché scegliere gli oggetti, andiamo a sceglierci il nostro mondo. Ecco, scelto il mondo, quindi ho abilitato l'uso dei nodi nelle proprietà del mondo. Poi vado nel node editor, vado a scegliermi il mondo e sul mondo io vedo che ho due nodi. Un nodo è background. Background è il background, tutto quello che abbiamo intorno. Quindi il background in questo caso ha un colore grigio, intensità 1. Lasciamolo così. Il background, l'uscita del background è collegata all'ingresso superficie del mondo. Questo cosa significa? Significa che tutto ciò che c'è intorno verrà pitturato con la luce che ha questo colore qui. Infatti se io vado a cliccare su questo colore e comincio a cambiare il colore, mi cambia il colore che ho scelto. Non mi cambia il colore degli oggetti, perché qui sono in modalità solida. Quindi non può cambiarmi la colorazione qua. Io per vedere l'effetto di questa luce devo attribuire un materiale all'oggetto e poi, come minimo, usare la modalità materiale oppure quella rendered. Quindi cominciamo ad attribuire un materiale all'oggetto, clicco sul cubo, vado nella scheda materiali, vedo che la lista materiali è vuota, ne aggiungiamo uno, lasciamo tutto così com'è. Quindi questo diffuse BSDF è la modalità di diffusione della luce. Lasciamo, ecco, qui c'è una preview, vedete, lasciamolo pure così. Il colore dell'oggetto è bianco e ci interessa che rimanga bianco. E questo lo chiamiamo materiale 1, lo chiamiamo diffuse bianco. Ok? No, dov'è? Sì, diffuse bianco. Ok? Quindi adesso io nella lista materiali avrò un materiale che gli ho dato il nome di diffuse bianco e che è stato assegnato al cubo. Ora mi sposto, vado sul cono. Scheda materiali, allora mi metto a creare un altro materiale, se lo voglio bianco anche quello come quell'altro, vado a richiamo lo stesso materiale che avevo usato sull'altro e lo assegno anche al cono. Ok? Quindi io in questo caso che ho fatto? Ho cambiato il colore del background, cioè il colore della luminosità dell'ambiente, ho attribuito un materiale tipo plastica, chiamiamola così, bianca, sia al cubo che al cono. A questo punto, se io vado a scegliere la modalità di visualizzazione materiale, non succede niente. Perché non succede niente? Perché non succede niente? No, ma doveva diventare... No, scusa, questo non me la spiego. Rendered? Ah, ecco, no, nella modalità rendered si vede. Non si vede nella modalità materiale. Cioè nella modalità materiali voi vedete il colore del materiale. Nella modalità rendered vedete questa schifezza qui, perché c'è poco da vedere, il materiale è stupido, riflette solo una percentuale, non ci sono ombre perché non vengono create e c'è solo il background, quindi. E questo ci serve solo per vedere che se io vado a cambiare questo tipo di informazione qui, mi cambia il colore di tutta la scena. Ok? Se io invece passo alla modalità materiale, allora io posso scegliere quello che era materiale bianco, diffuso e bianco, gli vado a cambiare colore, lo facciamo diventare azzurino, ok? E lo chiamiamo diffuse celeste. Che c'ho scritto? Celeste bianco, no?
celeste, diffuso celeste. Allora, quindi quello che era diffuso bianco l'abbiamo fatto diventare diffuso celeste, e ora a questo qui ne aggiungiamo, ne creiamo uno nuovo. Ecco qua, aggiungiamo un materiale. Lui automaticamente mi ha creato un altro diffuso celeste 0.001, quindi ha duplicato il materiale che stavamo usando, lo posso vedere dalla lista, vedete? Diffuso celeste 0.001, ora se noi questo noi anziché celeste lo facciamo giallo, chiaramente, ecco, facciamo giallo, e il cubo mi diventa giallo. Ora per confondermi ancora di meno, lo andiamo a cambiare anche di nome, giallo, ok? Quindi io ho un cubo celeste e un cono giallo. Il colore qua lo facciamo ritornare bianco. Facciamo ritornare bianco. A questo punto, se io faccio il rendering, ho una luce bianca che ora è più luminosa perché ho messo la potenza massima, diciamo, del colore. Prima la luce era grigia, e ecco, vedete che i puntini, la granulosità, perché lui utilizza 32 vettori, diciamo, per fare una cosa un po' grezza, e in questo modo io sto illuminando due oggetti, ogni oggetto ha il proprio colore. Adesso cosa ci interessa fare? Ci interessa per esempio vedere cosa succede nel momento in cui io cambio il tipo di materiale. Se io passo da un diffuse BSDF a un glossy BSDF, ecco, vedete che adesso l'oggetto è cambiato. Perché? Perché qui si vede la riflessione del cubo giallo. Non si vedono le riflessioni perché non c'è nulla da riflettere, perché appunto io sto usando solo una luce bianca. Qua dovrei andare qua e fare Shift A. Oddio, dov'era? Esatto, Texture, Environment Texture. Quindi aggiungo questo nodo qua. E gli dico di aprirmi l'immagine che io voglio usare come sorgente luminosa. Quindi vado a prendermi la... dunque recenti... di dove sarà? Sì, è qui. Dunque docs... Oddio, non mi ricordo dove l'ho messa. Ah, HDRI, eccoli qua. Vabbè, mi sono scaricato queste due immagini HDRI. Usiamo... ok, Venice Sunset. Vediamo questa. Ecco, allora io adesso ho caricato un... Venice Sunset HDR, andiamola a vedere, che questa immagine qua, ah no, non ve la posso far vedere, ok, vabbè. Allora a questo punto non mi interessa altro che collegare l'uscita dell'environment texture con l'ingresso del background, e vedete che il colore della scena è cambiato, perché a questo punto non ho più una luce bianca uniforme dappertutto, ma a seconda di dove io mi dirigo lo sguardo ho dei cambiamenti di illuminazione. Vedete che quando io ruoto cambia il colore dello sfondo.
E qui si vede che il cubo è riflettente perché si vede il cono. Si vede il cono riflesso nel cubo. Però questo... Esatto. Se noi andiamo ad aggiungere una sfera, forse si vede meglio. Andiamo a modalità solida. Mettiamoci qua. Aggiungiamo una sfera. Diamogli lo smooth. Ecco, così è diventata liscia. Diamogli il materiale. Il materiale giallo, però questo qui lo usiamo il glossy, ok? Quindi abbiamo dato alla sfera il glossy giallo. Se vado in modalità materiali, vedo questa è gialla, non vedo le differenze fra glossy e opaco perché non c'è l'illuminazione. Se vado in modalità rendering, ecco, la sfera mi fa vedere tutta la scena che c'è intorno. Il cono me ne fa vedere solo quello che viene riflesso dalla sua sfera e il cubo non mi fa vedere niente se non quelli, le porzioni di riflesse dagli altri oggetti che ci avvicino. Questo è proprio il concetto base principale. Se delle... illuminiamo sotto quegli oggetti, cosa succede? Ah, non se lo so. Si fa un grain. Non lo so. Aspetta. Shift A plane. Il piano. Sì. Aspetta. Dove è finito il piano? No, aspetta. Solido. Eccolo qua il piano. Così dici? Sì, esatto. E che materiale gli diamo? Ma è l'uomo che prende da te. Diamogli un... facciamo un nuovo. Gli diamo un colorino rosa, rossiccio, arancione. Diamogli così. Vediamo un po', materiali, ecco così. Portiamolo un po' più su. Prendere. Esatto, non essendo riflettente praticamente non vedi l'immagine. E chiaramente c'è un rendering, per modo di dire, perché non ci sono le ombre, non c'è niente, però cioè, con pochissimi passaggi si creano gli oggetti come vi ho fatto vedere prima. Cioè io per fare quell'anello praticamente ho usato due materiali. Sull'anello ho usato un glossy, gli ho dato un colore appena che andasse un pochino verso il blu e il violetto e basta, e per la pietra ho usato un trasparente. Ecco, proviamo a mettere il trasparente qua, perché noi qua abbiamo diffuse celeste, se anziché glossy, se noi facciamo glass, ecco qua, il cubo sta diventando trasparente, vedete? Ora ci mette un po', perché calcolarsi tutte le trasparenze, vedete che qua sta scorrendo 21, 22, 23, 24, 25, 26. Questo parametro si può cambiare, non ho scoperto ancora dove, però se io voglio... se io voglio più definizione... Sì, forza, ma se hai sulla prima scheda quella... Questa? Sì, rende, ok, giù, sample, giù. Sampling, qua. Sì.
prima, ah, preview 32, esatto, sì. Se io aumento questo numero da 32 a 48, chiaramente la preview mi verrà più, più ricca, però ci mette più tempo. Sono i rimbalzi della luce praticamente. Esatto. Ecco, questo è... Cioè, ripeto, questo qui che sembra un, una cosa inguardabile, se applicata su, su un oggetto fatto, diciamo, in un certo modo, è una scorciatoia enorme, perché, perché sennò prima come si faceva? Uno doveva creare un materiale riflettente, poi metterci della roba intorno, se no non vedevi niente, giusto? Poi dovevi mettere una luce di qua, una luce di là, una luce di là, calcolare, vedere tutto. Qui invece si usa, anziché la sorgente luminosa, si usa un'immagine che prende un ambiente con la sua luminosità, con la sua temperatura di colore, col suo aspetto, diciamo, e questa luce viene proiettata su, sulle cose che ci stanno sotto. Questa è una genialata proprio. Super. Ecco. Super, super, veramente. È tutto senza licenza, ragazzi. C'è una licenza, ma più che altro la cosa straordinante, il peso del programma, più che altro, che esatto, con 140 meno. Però aspetta, perché ora poi ci sarà su quello nuovo, perché uscirà il 2.8, non si sa ancora quando, stanno cercando i soldi per far uscire questo 2.8, sarà completamente diverso, in parecchie cose sarà diverso da quello che c'è adesso. Però il 2.8 avrà all'interno un motore grafico open source, pure quello che si chiama EVE. Si chiama EVE. Vediamo un po'. No, non è questo, dov'era, porca miseria. Insomma, con questo EVE, che è un motore grafico, si avrà il rendering, questo tipo di rendering in real time. Certo, in base alla complessità cambieranno gli FPS, però non sarà più come adesso che tu devi aspettare i sample, eccetera. No, tu muovi e se l'oggetto non è complicato, muovi a 10, 15, 20, 30, 50, 60 FPS. Cioè, come avviene in un videogame praticamente. Proprio vedere la qualità del Cyberpunk. Magari è adatto per i videogiochi, ma... Vabbè, sì, magari... Ho capito, ma come anteprima... Ah, sì, tu fai l'animazione e la vedi subito, cioè... una cosa... Non devi aspettare che ti elabora tutto lui, capito? E qui, per esempio, ecco, questo qui è stato fatto con questo... Questo è stato fatto con Blender e con questo motore qua. Cioè, questo è Blender con questo EVE qua. Fa un attimino impressione, eh? Non posso. Beh, ci vuole un palazzo pieno di computer per fare una roba così, suppongo, ma... Schede video su schede video alimentate a manetta, proprio. Kilowatt e kilowatt di roba. Ma cioè un software che pesa così poco che fa. Cioè, ci hanno messo anche i riflessi della lente, visto? Anche i riflessi della lente ci hanno messo. Cosa mio cognato ha fatto la prima astronave fatta da un'azienda italiana, eccetera, l'ha fatta con Blender, era nel film Addio tutti i muri di Verdi, una roba del genere, quella di David Jack. E lui ha fatto l'astronave, insomma, fa le grafiche con Blender, dopo usa anche altri software, però sì. Vi faccio solo vedere così, giusto per divertimento, un'altra cosa che ho fatto qua, che è questo. Questo è un altro anellino. Ecco.
dove praticamente ho fatto una booleana per fare i fori guardo con la zampetta del cane. E poi ho preso le pietre e le ho disposte a forma di zampetta di cane, dandogli a ognuno un materiale diverso, solo che le pietre sono in trasparenza. Qui questo ancora non è finito non è finito perché non si deve vedere così, perché la pietra, la mesh della pietra è affogata in quell'altra e invece va incastonata, in modo che la riflessione, vedi anche le facce del castone sulla riflessione. E questo ancora non l'ho fatto. Però ecco. E questo è un aspetta, dunque l'anello ho fatto per l'anello ho fatto l'anello è semplicissimo, l'ho fatto con un mirror. Aspetta, l'anello come l'ho fatto l'anello? Non ricordo mica. Ah no, no, l'anello non è tanto semplice, perché per l'anello ho usato. Ah no, 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 sì, esatto. Ho fatto una rotazione, un twist ho fatto. Ho creato una faccia, poi ho fatto un twist fino a 8 gradi, mi sono fermato là. E poi un'altra caratteristica, appunto, che vi voglio far vedere, ma ve la faccio vedere adesso al volo, è questa qui, perché. E questo modificatore qua, questo subsurf division, con il quale noi con un minimo numero di vertici, perché i vertici che sto usando sono questi, però poi il modificatore li moltiplica, quindi con un numero minimo di vertici noi gestiamo delle rotondità che altrimenti sarebbero più complesse, perché la visualizzazione vera e propria sarebbe questa qui, cioè i vertici veri e propri sarebbero questi. Questa è la mesh risultante. Semplificatore, insomma. Esatto, solo che la mesh di lavoro invece è questa qui, è quella grezza. E quindi in questo modo con pochi vertici si creano effetti che altrimenti sarebbe più difficile gestire. E qui entra il discorso della famosa faccia non planare, perché con questo modificatore qui io ho una faccia di quattro vertici, ne sollevo uno, sì. Sto usando una geometria che non esiste, ma tutto il sottostante segue quella deformazione lì, quindi in questa cosa qua è potente. Perché tu riesci a gestire appunto forme, rotondità, eccetera, eccetera, con pochi vertici, anche a occhio, diciamo. Altrimenti, cioè, volendo avere questa rotondità qua, cioè, i segmenti sono questi qui. E poi vai a manipolare questi segmenti qua. Come fai? Vabbè. Ok. Ok, bravo, dai.